Ammonta a 32 milioni di euro il valore dei beni sequestrati dalla direzione distrettuale antimafia Pietro Nicola Mazzagatti, soggetto di Santa Lucia del Mela, socialmente pericoloso e ritenuto essere un membro del clan dei barcellonesi. Nonostante sia detenuto, secondo gli investigatori della DIA, la sua caratura criminale gli ha permesso di ridurre i propri compaesani in una condizione di assoggettamento ed omertà tale da acquisire di fatto il monopolio delle attività di Santa Lucia del Mela nel ramo della ristorazione, somministrazione di alimenti e del catering. Ritenuto responsabile di due omicidi, uno come mandante e uno come esecutore, Mazzagatti risulta anche destinatario di una misura di prevenzione personale e patrimoniale della confisca, che non è ancora diventata definitiva ed emessa nel 2009. La sua pericolosità sociale era fondata sul giudizio delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giuseppe Chiofalo, rese nel maxi processo Mare Nostrum, in cui lui era imputato. Ulteriori elementi nei suoi confronti sono emersi poi dall'operazione catering, che lo ha visto sottoposto a misura cautelare e imputato anche per associazione di tipo mafioso. È stato condannato anche nell'operazione sistema per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Oggi è stato accertato come Mazzagatti, con l'appoggio del clan dei barcellonesi, sia riuscito a rinsaldare e fortificare il proprio patrimonio, comprensivo di contesti imprenditoriali importanti come una struttura ricettiva e sala ricevimenti Villa Monvaleri o anche il bar gelateria Valéry Coffee & Pastry a Milazzo, che è stato appena inaugurato una settimana fa, schermandolo di fatto con società intestate formalmente ai suoi congiunti, il tutto senza possedere, almeno ufficialmente, entrate lecite e capienti tali da giustificare gli incrementi patrimoniali intercettati. Oggi sotto chiave sono finite 4 imprese comprensive di capitale sociale e compegno aziendale, 14 immobili, 19 terreni, 10 mezzi personali aziendali e vari rapporti finanziari, anche intestati a soggetti terzi individuati, il cui valore complessivo è stato stimato dagli inquirenti prudenzialmente in 32 milioni di euro.